Che tempo disastroso! Io odio la pioggia! Ciao ragazze! Ho fatto un po' di shopping per cercare di portare, di chiamare la primavera che secondo me ci ha bypassati per andare ai Caraibi. E qua sembra sia tornato l'inverno, non so da voi. Vabbè, speriamo passi in fretta. Nel frattempo penso di essermi un attimino fissata con il bianco e nero. Diciamo che mi piace da sempre questo abbinamento, però in questo periodo sono veramente in fissa, cioè in primavera sarò vestita tutta in black and white. Quindi comincio subito e vi faccio vedere qualcosina. Sono stata da Zara e ho trovato questa magliettina che stranamente è a righe, come vedete. Però oltre al bianco e nero ha anche questo pezzo giallo che secondo me è fighissimo. Le avrei prese tutte, c'erano con varie bande colorate. Io adoro le righe e adoro il block color, soprattutto il giallo, da sempre uno dei miei colori preferiti. Scusate, è un po' stropicciata, ma è semplicemente stata lavata. È carinissima, maniche corte, in maglieria, una maglia ovviamente molto fine. E dietro ha un bottoncino con una goccia così. Molto carina, non è costata tanto, mi pare sui 15 euro, non mi ricordo più bene precisamente il prezzo, però comunque non è una t-shirt in jersey ma in maglieria, quindi è normale che costi un po' di più. Sempre da Zara, ma questo un po' di tempo fa a Torino, avevo trovato questo vestitino che ho indosso, che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, molto carino, con questa scritta ovviamente black, però molto molto carino, è ancora felpatino dentro, tutto nero così, ma la particolarità è proprio questa, ovvero che la parte davanti è più corta, io infatti l'ho indossato con un jeans. La parte dietro è più lunga ed è anche staccabile volendo, perché c'è tutta una zip che fa il giro. Ok, e quindi può diventare tutta quanta simmetrica invece di avere questo dietro appunto molto più lungo. È bellissima, mi piace un sacco, l'ho pagata tipo 7-8 euro, è stato un affarone. Un po' per il tempo, un po' per la solita crisi, secondo me si sono mossi poco, diciamo, si sono mosse poco le nuove collezioni e quindi i marchi stanno cercando di fare un po' di promozioni. Ripeto, i saldi erano finiti, però avevo comunque trovato questo vestitino, questa maxi felpa, chiamiamola così, niente, cioè ripeto, 7-8 euro. Stessa cosa mi è capitata da Tezenis facendo un giro, c'erano anche lì gli sconti sulle prime collezioni primaverili e ho trovato delle cosine carine. Per esempio questi pantaloni della tuta sono secondo me carinissimi, sono così col cavallo un po' basso, l'elastico nero e qua, questa parte in ecopelle arricciata bianca. Con le tasche, cosa che non hanno quasi mai i pantaloni della tuta, e niente, cavallo un po' bassino e poi scendono più stretti verso il fondo e forse così non rendono tanto, ma indossati sono carinissimi. Io li ho presi pensando appunto di metterli, che ne so, per andare al parco piuttosto che portare il cane, palestra, cose così, però abbinati anche con un qualcosa un po' più, non vorrei dire elegantino, ma semplicemente formale, diventano quel contrasto un po' sporty chic, carinissimo, e questi li ho pagati 13 euro. Altra cosa che ho trovato, che mi avete chiesto, che vi è piaciuta, sono stati questi pantaloni, e sono quelli là, le culotte, quelli corti, anche questi con le tasche fatti in un tessuto molto morbido, bello scivolato, ma allo stesso tempo che comunque mantiene diciamo l'impatto squadrato, quindi leggermente rigido come impatto visivo, poi in realtà è molto morbido. Questi appunto li vedete indossati nel mio Get Ready With Me che ho fatto un po' di tempo fa,
E sono carinissimi, li ho pagati anche questi una sciocchezza, non mi ricordo, comunque sui 10 euro. Come avete visto in quel video, mi piace abbinare questa tipologia di pantaloni con una delle, diciamo, degli abbinamenti che mi piace fare, è con i maxi pull, tipo questo, che ho preso sempre lì da Tezenis, veramente molto carino, con lo spacchetto in fondo, il dietro è leggermente più lungo, ha questo punto riso in maglieria, e è in cotone, quindi è, diciamo che è bello spesso come filato, ma è leggero il peso, e anche questo ho pagato una sciocchezza intorno ai 13 euro e mi piace un sacco abbinato insieme con, lì nel video potete vederlo, sotto un maxi camiciona ancora, quindi tutto maxi con questo pantalone tagliato al fondo, secondo me è molto carino come abbinamento. Poi, giusto per confermare la mia fissa del momento, vi faccio vedere una maglietta che ho preso. Questa l'ho presa da Calliope ed è una maxi t-shirt con la manica a pipistrello, con questo disegno geometrico in nero su fondo bianco. Il dietro è più lungo, come vedete, ma non è facile da abbinare una t-shirt del genere perché bella particolare e se non è abbinata bene rischia di diventare un po' pigiamosa, anche se il pigiama, se vogliamo dirlo, è la tendenza di questa stagione spring summer, quindi ci potrebbe anche stare, però io pensavo con uno skinny nero oppure con un pantalone a cavallo basso, vediamo, però era carina e soprattutto non ho saputo resistere a due cose per cui sono in fissa, ovvero la geometria e il bianco e nero. Ultima cosina per quanto riguarda il black and white è stata questa, una felpina, ecco, di Dixie, carinissima, che rimane col collo un po' alto e la manica a tre quarti, anzi un po' più di tre quarti forse, un po' più lunga, lunghezza giustina, arriva al primo bacino, con questa scritta nera un po' lucidina e il tessuto è tutto goffratino, così bello, è una felpona, ecco, diciamo che il peso è per appunto la mezza stagione perché non è felpata, quindi ci sta. Poi per portare un po' di colore in questa tristezza, sempre da te, no, non è tristezza, mi piace un sacco, minimal, un po' essenziale, mi piace. Per portare un po' di colore, sempre da Tezenis, ho preso il profumino che puntavo già da un po' di tempo e l'ho voluto prendere giallo perché è bellissimo questo colore. Guardiamo, guarda, bianco nero, lilla e giallo fluo, molto perfetto. Il profumo è quello di Tezenis e a me piace, mi piace un sacco. Continuiamo sempre con un po' di colore, giusto per movimentare un po', e ho trovato la linea che ha fatto Bershka di sportswear e mi piace un sacco, mi è piaciuta tantissimo. Infatti mi sono presa due cosine, una delle quali è questo top, reggiseno top, dipende uno come lo vuole usare, io lo uso come reggiseno sportivo sotto la canotta, carinissimo, guardate che bello con gli elastici qua, questi sono proprio tutti elastici con la coppa un po' performata e dietro è così a incrocio, carinissimo, a un prezzo ovviamente Bershka low cost, quindi non andate a spendere quello che spendereste per la Nike, ma veste benissimo, devo dire che ne ho già usati un po' di volte e il materiale mi sembra bello valido. E poi ho preso il completino sopra, una canotta così, che nella sua semplicità è veramente dettagliata e carina. Il tessuto è così, non so se si riesce a percepire, ma è arghine, trasparenti, comunque leggermente trasparenti ovviamente. Veste anche questa benissimo, l'ho già messa anche questa un po' di volte, mi piace un sacco. Insieme ci ho preso i suoi pantaloni, che hanno il dietro è così e il davanti è così, con tutta la scritta che arriva fino in fondo. Io devo dire che in questo momento mi ci trovo benissimo, sono in cotone, quindi fanno traspirare la pelle, sono, mi è piaciuto un sacco questa linea, molto bella, non sembra neanche di Bershka perché è veramente molto curata, ecco, anche i colori sono fini, particolari, mi è piaciuto.
Ok, per concludere diamo anche qua un altro tocco di colore. Che colore sarà secondo voi? Un bel giallo. Però è stato un affarone anche questo, perché da Tally Way hanno fatto una genialata, ovvero non mettono più fuori il marchio che dà fastidio, che è brutto da vedersi, e hanno fatto queste cover in gommina, di quelle belle opache, morbide, e questa l'ho pagata 2 euro, cioè manco dai cinesi, cioè veramente, si toglie veramente molto facilmente. E il colore è spettacolare, mi piace un sacco. Ok ragazze, i miei acquisti per questa volta sono finiti qua. Spero vi siano piaciuti, vi siano interessati. Facciamo tutti la danza della primavera in attesa che si svegli e arrivi qui da noi. Grazie mille ragazze, come sempre vi mando un bacione gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!